Ciao ragazzi, in questo nuovo video vi voglio parlare del mutismo selettivo. Il mutismo selettivo, per chi non lo sa ancora, è un disturbo legato all'ansia che impedisce a chi ne ha affetto di parlare normalmente o anche soltanto di parlare in determinati contesti sociali, tipo a scuola o in palestra. Di solito si manifesta nei bambini ed è più comune nelle femmine, però anche i maschi ne possono soffrire tranquillamente. E però si può manifestare anche nell'adolescenza o in età adulta. Oppure si può manifestare quando si è molto giovani, tipo 4-5 anni, più o meno quella è l'età, e magari con terapie sbagliate oppure un problema magari preso in ritardo o altro, può portare, diciamo, la persona che se lo porta, diciamo, fino all'età adulta. Però uscire dal mutismo selettivo si può sempre. Il mutismo selettivo di solito non deve essere, diciamo, confuso con altri disturbi. Per esempio, la schizofrenia o l'autismo, perché questi due disturbi hanno in comune, anzi questi tre disturbi, compreso il mutismo selettivo, hanno in comune che il paziente non parla. Però prima di dire questa persona è schizofrenica o è autistica, o magari ci sta anche qualche altro disturbo dove la persona non parla, tipo qualche ritardo o altro, bisogna vedere bene. Perché a volte anche una diagnosi sbagliata può peggiorare la situazione. Di solito chi soffre di questo disturbo ha una sensibilità maggiore rispetto alla maggior parte delle persone ed è anche più intelligente. Non è che lo dico io, però di solito è così. Il mutismo selettivo nell'età adolescenziale è il più difficile che c'è, perché l'adolescente deve fare i conti con i problemi che sono dovuti, diciamo, alla sua età, che hanno tutti i ragazzi adolescenti, più il mutismo selettivo, quindi doppio problema. Invece i bambini sono quelli più fragili, perché devono comunque ancora crescere e maturare. E ovviamente ci sono degli errori che fanno gli adulti. Magari perché questo disturbo non è molto conosciuto, quindi è facile sbagliare, magari errori fatti anche in buona fede, non è che uno deve essere per forza cattivo, che però è meglio evitare, perché se no questi bambini si chiuderanno ancora di più. Il primo errore, quando per esempio un bambino muto selettivo va a scuola, è quello che la maestra, pure in buona fede ovviamente, l'ho detto pure prima, dice al bambino davanti a tutta la classe: mo sei grande, c'hai 7 anni, mettiamo, devi parlare. Non sa che così facendo, anche se lo dice con questo tono, casomai come l'ho detto io, senza arrabbiarsi, il bambino si chiude ancora di più e quindi non parlerà mai. Secondo errore da evitare è quello di paragonare il bambino ad altri bambini, tipo il bambino va a scuola, la maestra gli dice: ma ci sta quella tua compagna che parla e tu invece non vuoi parlare. Errore, perché questo bambino crescerà pieno di complessi di inferiorità credendo che quella sua compagna è meglio, perché dice: se mi paragona così allora vuol dire che io non sono nulla e quello è tutto. Altro errore da evitare. Un altro errore da evitare, questo è soprattutto rivolto, diciamo, alle maestre, diciamo, è quello di punire il bambino, tipo, che ne so, mettiamo, il bambino fa un compito in classe, dovrebbe prendere 10 perché è perfetto, ma la maestra li fa: ti metto 9 perché non parli. Così facendo ho detto tre cose, praticamente tre cose, di come distruggere l'autostima di un bambino muto selettivo.
Per quanto riguarda adesso l'adolescenza, ovviamente, non penso che succederanno queste cose con gli insegnanti, o perlomeno succederanno, ma forse in maniera ridotta, perché comunque uno è sempre più grande. Però io invito gli insegnanti ad avere, diciamo, non due occhi, ma quattro, perché spesse volte i ragazzi muti selettivi vengono presi di mira dai bulli. E soprattutto quando loro casomai si lamentano, gli insegnanti neanche ci credono perché i bulli non sono così deficienti che fanno i bulli davanti ai professori, no? E io posso essere testimone perché io stessa ho sofferto di bullismo alle medie, ma nessun professore mi credeva, perché ovviamente i ragazzi devi essere deficiente se vai a fare un dispetto al compagno, se c'è l'adulto presente. E i miei compagni non erano deficienti. Per quanto riguarda me, io ho sofferto di mutismo selettivo da quando ho 3 anni fino ai 24, forse. Non lo so. Fatto sta che saranno circa 20 anni che soffro di mutismo selettivo. Volete sapere come l'ho superato? Io già un pochettino l'avevo superato, non so, andando al corso di pittura, ma soprattutto a Torre Bruna perché lì sono un'altra persona. Ma l'ho superato grazie al mio ragazzo. Praticamente è successo che io ho conosciuto un ragazzo e all'inizio avevo difficoltà anche con lui a relazionarmi. Con la voce, proprio con la voce. E alla fin fine, siccome lui non è di qua, non è da queste parti, ma è di un'altra regione, praticamente quando siamo distanti, comunichiamo attraverso videomessaggi. Però non è stato semplice per me all'inizio. Mi ricordo il primo videomessaggio che ho fatto, tipo così. Ciao amore. Ti volevo dire. No, 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 non ce la posso fare. Insomma. E invece guardatemi adesso. Ma non dico che i videomessaggi, siccome hanno aiutato me, vuol dire che aiuteranno anche altre persone. Però potrebbe essere una strada, perché pure il mio ragazzo, quando è venuto l'ultima volta, faceva fatica a riconoscermi, perché dice che sono cambiata tanto, infatti si vede, perché se è vero che io adesso riesco a fare questo video dove vi spiego del mutismo selettivo così, evidentemente il problema l'ho superato. Lo so, ho ancora tanta strada da fare, mi vergogno ancora un po' e tutto, però ce la posso fare. Dai, chiunque ce la può fare. Per oggi è tutto. Ci rivediamo, speriamo, la settimana prossima con un nuovo video. Se avete dei familiari, degli amici o siete voi che soffrite di mutismo selettivo, il consiglio che vi do è non arrendetevi mai perché prima o poi questo è un problema che si supera. Voglio dire, io sono soltanto, diciamo, uno dei tanti esempi che potrei farvi, anzi vi consiglio di andare a leggere il libro dal titolo Ti racconto le mie storie, l'ha scritto una ragazza che ha sofferto dello stesso disturbo ed è un libro veramente molto interessante. A presto con un nuovo video.